a conoscenza. Lo conosci lui? Ciao Lazzaro. Ciao carissimo. Bentrovati amici, questa sera ci troviamo a San Giovanni in Croce, ma sempre in provincia di Cremona. E siamo con il signor Zardi Giovanni. Zardi Giovanni, che è un consigliere. Sarei il capogruppo di maggioranza, ma di non c'è la minoranza. Non c'è la minoranza, quindi va bene. E lui ci illustrerà questa bella serata che viene svolta qui a San Giovanni in Croce. Volentierissimo. Una serata che ormai si ripete da qualche anno grazie a questo gruppo di volontari che si chiama appunto I Sapori della Bassa. Una occasione chiaramente per attirare tanta gente nel nostro paese, un paese che è a un incrocio e quindi un incrocio di persone, di incontri, di amicizia e chiaramente voglia di stare insieme, di passare un momento ricreativo e anche mangiareccio, come si vede. Si vede appunto. La serata, in pratica questa festa è composta di quattro serate, mi sembra. Sì, quattro serate, venerdì, sabato e domenica, e finisce lunedì sera. Ecco, e oltre alla cucina ci sono dei complessi che suonano alla sera, poi c'è domani anche una manifestazione. Sì, una diciamo ludico sportiva, ecco, che è la Color Run, dove partenza alle 17.30, chi vorrà si unirà in gruppi, individualmente e percorreranno il percorso appunto studiato dagli organizzatori e lì ne vedranno di tutti i colori nel vero senso della parola. Bene, sono belle, belle iniziative. Partiranno puliti e arriveranno coloratissimi. Ecco. Colorati, sì. Perché i colori fanno parte anche un po' della nostra vita. Ecco, non sempre ci sono i colori vivi, ma noi cerchiamo di fare in modo che la nostra vita sia con quei colori sempre più vivi. Certo, questa è una delle occasioni, chiaramente, ripeto, per far tornare insieme le persone, farli divertire e per poi rituffarsi nella quotidianità della vita che ha i suoi alti e bassi, no? Bene, allora noi ringraziamo il signor Vanni Zardi, ecco, e amici vi invitiamo tutti a venire a questa bella manifestazione dei Sapori della Bassa, no? Sì. Ecco, che ci sono ancora altre due serate e viva la festa dei Sapori della Bassa qui a San Giovanni. Ecco, permettete proprio di ringraziare tutto il volontariato, ecco, che si mette in gioco, perché altrimenti queste manifestazioni, così come tante altre, come anche i servizi alla persona, non potrebbero chiaramente realizzarsi, non può un'amministrazione comunale fare tutto da solo, chiaramente, ma questo dà anche il senso della socialità. Della socialità, ovviamente i volontari danno un contributo importante per far sì che queste belle feste che tengono vivi questi nostri paesi si possano realizzare. Bene, un saluto a tutti amici. Grazie. E ci sentiamo alla prossima.